Allora cambiamo argomento, si celebra oggi in tutto il mondo la giornata della memoria per ricordare le vittime dell'Olocausto, commemorazioni a Merano, Bressanone, Laives e Bolzano nel capoluogo, deposizione di corone al Lager di Viaresia. Stefania Lastella. Il muro del Lager di Viaresia è la coscienza critica della nostra città. Porta dentro le sue crepe, nella coscienza collettiva, conseguenze pesanti. Così il sindaco di Bolzano, Renzo Caramaschi, ha introdotto le cerimonie di commemorazione delle vittime della Shoah nella giornata dedicata alla memoria. Primo Levi ha scritto: chi nega l'Olocausto è pronto mentalmente ad accettarlo e ad attuarlo. Questo è l'indifferenza, il pericolo più grande. Il capoluogo altoatesino ha visto una serie di iniziative svolte nei luoghi simbolo della memoria e tenute alla presenza del commissario del governo Cusumano, del presidente Compaccia, di numerose autorità politiche, civili e militari. Deposte corone al cimitero ebraico di Oltresarco e al monumento alla deportazione sui binari in via Pacinotti. Compaccia ha ricordato un periodo buio in cui il senso di umanità andò perso. La presidente della comunità ebraica ha parlato alle nuove generazioni. Bisogna mettere in atto progettualità importanti, pregnanti, sia con i giovani che con le famiglie, per cercare di insegnare soprattutto a loro la storia, il passato, perché senza passato non si può costruire un futuro. Il presidente emerito dell'ANPI, Leonello Bertoldi, ha ricordato l'insegnamento che dalla storia giunge a noi. Abbiamo conservato, anche con qualche fatica, questo muro del Lager, perché qui si sono incontrati popolazioni di lingua e cultura diversa che hanno assunto il compito di formare la società dell'incontro.